Buongiorno e bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri video. Oppure vi spingo nel buco nero della nostra galassia, giuro. Bene, a parte le cagate, abbiamo parlato negli scorsi video di update varie ed eventuali e del cataclisma, che aspettiamo con ansia ovviamente, almeno io. Oggi però iniziamo a trattare dell'argomento più spinoso che ha reso Anthem tanto odiato. Il drop del loot. Come tutti sappiamo, è stato, ahimè, il tallone d'Achille di Anthem, che ha portato la maggior parte dei giocatori a disinstallare il gioco e ad abbandonarlo nelle loro librerie di Origin. Nei mesi dall'uscita, infatti, BioWare ha tentato di arginare con diversi update questo fenomeno. Update che però hanno portato a un disastro dietro l'altro, perché se da una parte Anthem è un gioco meraviglioso con una mobilità e un gameplay e soprattutto una grafica fuori dal comune, dall'altro è un gioco disastroso e frustrante che, per merito della pessima gestione del drop loot, ha scaraventato il gioco ad essere uno dei più odiati dall'inizio del 2019. Gioco poi trasferitosi negli uffici di Austin, che qualcosa ne sanno di recupero dei titoli disastrosi, e dopo un mezz'etto di attesa, che secondo me ci stava, in quanto dovevano prendere letteralmente in mano il titolo da zero, ha sfornato subito novità, patch e anche qualche news riguardante questo sistema pessimo di loot. Infatti, durante la live stream, i due conduttori sono stati bersagliati, vi invito ad andare a leggere i commenti, su domande praticamente solo riguardanti il sistema di loot. E ovviamente i conduttori non si sono potuti esimere da rispondere a rivelare questa cosa. Innanzitutto va detto che con l'introduzione della patch 1.2.0, direttamente sulla mappa, si vedranno le zone dove il loot sarà garantito. Viola, diventeranno zone viola. Cambiamento già messo in atto e primo tra quelli che arriveranno, immagino, a breve. Il secondo cambiamento che è stato riferito in live è che non avremo più la statistica fortuna, che è in realtà il pomo della discordia di questa faccenda. Il sistema di fortuna infatti verrà rimosso completamente e tutti i player avranno la stessa percentuale di drop, indifferentemente dal gear che indossano. Tutte le stat che attualmente hanno fortuna verranno cambiate con armatura, che sicuramente schifo non fa. Altre parole sfuggite in live su questo nuovo sistema riguarda poi i vari GM, dove Irving, se non vado errato, ha spiegato che ci sarà una piccola rivoluzione e che andando in GM3 si potranno droppare gear con stat più alte e in linea con il punteggio di gear che noi indossiamo. Ho detto un sacco di volte gear comunque. Che dire quindi? Ad Austin si stanno dando da fare, su questo non c'è dubbio, e nelle prossime settimane è probabile che nei server PTR si potranno già vedere questi cambiamenti, per essere testati prima del rilascio. Quindi attendiamo di sicuro la direzione di uniformare il drop con il nostro punteggio di gear e di togliere la stat fortuna, per me è più che corretta, per far tornare comunque tutti i giocatori frustrati dall'attuale sistema, ma come sempre attendiamo e staremo a vedere. Bene, con questo è tutto. GG a tutti quanti.